Pisani è irritato con noi stamattina, ha fatto rifinitura con noi, l'ho visto abbastanza bene, poi nel pomeriggio parleremo insieme per domani. Regno anche lui, e stamattina si è andato con noi, sta abbastanza bene. San Pietro si è andato stamattina col gruppo, aveva un leggero dolorino a fine allenamento, però magari domani farà col dottore un'infiltrazione. Spero di averlo in campo. Montini a posto, Montini ha detto la caviglia, gliel'ho chiesto, è stato anche lui stamattina nel gruppo, ha fatto un allenamento anche lui, penso che domani siamo quasi al completo. Gidaila sta lavorando in palestra e Cavalieri anche. Stamattina, no, per loro recupero penso una decina di giorni ancora. Per Bassano, Gidaila, secondo me per Bassano sarà rientrato col gruppo. Ho rivisto la gara, sì, ho rivisto Spezzettone, mi ha fatto bene la prima mezz'ora, si siamo calati gli ultimi 10 minuti, abbiamo avuto un calo fisico e la seconda parte, idem, siamo calati di 20 minuti, siamo calati gli ultimi 20 minuti, siamo partiti bene, anche lì mi ha fatto un 25 minuti fatti bene, un buon ritmo e poi ci siamo abbassati e non riusciamo più a alzarci, abbiamo fatto un po' di fatica, anche se potevamo evitare il gol, ho rivisto, c'è stato un errore da parte un po' generale, diciamo, un po' dal centrocampo, poi la difesa ha scalato male. Diciamo, potevamo evitare il gol, l'ho rivisto bene, si poteva evitare. Non voglio cambiare il nostro atteggiamento, perché comunque poi creo confusione, ragazzi, abbiamo iniziato da un paio di giorni, voglio che mi dia. Dobbiamo fare una partita perfetta, perché loro, dal mio punto di vista, è una squadra più forte del campionato. L'ho visti giocare, secondo me hanno qualcosa in più anche al Bassano. Dobbiamo fare una partita là sopra le righe, perfetta. Dobbiamo fare veramente una partita, non dobbiamo sbagliare niente. E poi il risultato sarà quello che sarà, insomma. Le situazioni, poi come lo sapete anche voi, le situazioni possono essere negative, possono essere a favore, le mezzane sono state un po' a sfavore, magari domani ci saranno a favore. Il calcio ti toglie e ti dà, insomma. I ragazzi no, sono consapevoli di aver fatto una buona gara, sono consapevoli di essere adesso una squadra che comunque se la gioca, cerca di giocarsela alla pari. È un rammarico del risultato, questo l'ho visto ieri, l'ho visto nel primo allenamento, ma comunque oggi già ho visto nell'allenamento un clima diverso, già in partita per domani e con entusiasmo, e voglia di fare risultato. Poi giochiamo, come ripeto, con una grande squadra e va bene, l'importante è ripetere la prestazione, aumentare. Da 35 minuti arrivare nel primo tempo a farne 40, nel secondo tempo arrivare a farne 35 con un buon ritmo, dobbiamo cercare sempre di migliorare, ecco, la prestazione che abbiamo fatto sabato. Ma io sono a disposizione della società, io sono un uomo società, posso anche, un domani, se prendo un allenatore di esperienza, per me è anche tutta esperienza, no? Sono il primo anno che alleno professionisti, cioè. Sono una società, non penso, sono contento, posso dare un aiuto. Allenatore che verrà dopo di me, insomma, mi serve a me come esperienza, posso dare un aiuto, sono un uomo della società, sono un uomo della propria patria e sarei felice sempre di portare poi di raggiungere l'obiettivo che è la salvezza. Il gruppo abbiamo creato i ragazzi, sto bene con loro, si è creato un bel rapporto, però sai, come dicevo il primo giorno che mi avete intervistato, siamo legati ai risultati e se i risultati non vengono se i risultati non vengono, la società magari vuole. Ma questo, ripeto, dovete chiedere alla società. Comunque sto vivendo un buon momento, contento. Sabato abbiamo fatto una bella partita, potevamo fare il risultato, per i ragazzi soprattutto. Per quello che verrà dopo, vedremo. Come ripeto, io sono un uomo della società, di fiducia alla propria patria e qualsiasi ruolo che loro sceglieranno di farmi il settore giovanile o aiutare l'allenatore che verrà, se viene, io sarei felice ugualmente, perché mi piace la società, mi piace l'ambiente, la propria patria è veramente, sono qui da un mese,
è una società che ha un fascino diverso da altre. Ma è questo attaccamento alla maglia, la gente che segue, l'ho visto, leggo i giornali, è seguita, ha una tradizione, anche gli allenamenti, l'ho visto, io ho giocato in Serie C, ci allenavamo da soli, invece ho visto che pomeriggio vengono a vederci gli allenamenti, 30 persone, questo è un attaccamento. Bisogna avere un po' di pazienza, lo sapete, come tutte le cose, siamo partiti in ritardo. È una squadra nuova, lo sanno anche i ragazzi, sono consapevoli. Poi ci sono stati anche gli infortunati, perché comunque se eravamo tutti al completo sabato, la partita prende una piega diversa, ne sono convinto. Se avevo Gedai, se avevo Pisani, i cambi sono diversi. L'avete visto anche voi, la panchina di centrocampisti e punte. Eravamo senza, a un certo punto mancavano quattro difensori centrali. Cambiano, ecco, c'è un po' di pazienza, dai. Ci sono tante squadre a 3 punti, dobbiamo ancora incontrare, abbiamo tutti gli scontri diretti, e ci sono tante squadre, Renate, lo stesso Mantova, tutte Pro Piacenza, tutte partite a nostra portata, voglio dire. 3 punti in un attimo, fare risultato e essere subito lì. No, col Bassano saremo al top, secondo me. Col Cuneo una buona condizione, col Bassano al top. Carcuro è pronto per fare anche 20 minuti, vediamo il tempo. Ma vedo il campo domani, vedremo il tempo. So col Cuneo magari 20 minuti li posso far fare. Cacchioli ancora per il momento, devo parlare poi con Augusto, penso ci vorrà ancora una decina di giorni. In massima sì, questa sarà quella di Lumezzane. Sarà quella di Lumezzane. Devo verificare adesso, devo verificare le condizioni di San Pietro, le condizioni di Pisani e di Regno, ecco. Dobbiamo essere compatti, dobbiamo essere compatti e ripartire con determinazione. È una partita, come dicevo prima, importante e dobbiamo fare una partita perfetta. Sbagliare poco e essere veramente, non uscire tra le righe e cercare poi di non aspettare, anche se quando abbiamo la palla noi, di sviluppare le nostre caratteristiche, che è lo sviluppo anche del gioco. Allora soprattutto non dobbiamo disunirci e essere compatti. Questa è, diciamo, domani la partita che dobbiamo fare, assolutamente, perché loro hanno una buona squadra, buoni giocatori, giocatori di primo livello, e dobbiamo fare una grandissima gara. Sono in forma, è un'ottima squadra, arrivano da una vittoria col Padova importante, e dove loro vogliono continuare la scia delle vittorie, insomma. È una squadra fatta per vincere il campionato, però noi dobbiamo controbattere colpo su colpo. Anzi, forse ai ragazzi può essere uno stimolo di incontrare oggi, in questo momento, il Cittadella, secondo me. Perché sanno, sono consapevoli di incontrare una squadra importante, e potranno dare qualcosa in più.